E buongiorno e benvenuto su Let's Talk About. In questo video ti voglio parlare di M3 perché è una DAO molto interessante che ha delle regole particolari che non ho mai visto prima in nessuna DAO che ci permetteranno di guadagnare in modo molto particolare. Tra le varie regole che rendono molto interessanti questa piattaforma ce n'è una in particolare, ovvero che si andrà anche a guadagnare dalla propria upline. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prenderai una percentuale dai profitti di chi ti ha invitato. Quindi se tu ti iscrivi con qualcuno, quel qualcuno poi ti darà una percentuale della sua rendita direttamente nel tuo portafoglio. Già questo rende tutto molto interessante, quindi resta fino alla fine di questo video, ti faccio vedere tutto bene nel dettaglio perché almeno per conoscenza questa DAO va assolutamente guardata. Ovviamente te ne parlo dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video. A te non costa nulla, ma mi aiuti veramente tanto a far crescere il canale. Cosa altrettanto importante, mi raccomando, iscriviti al canale e premi sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. È importante stare sul pezzo, qualsiasi novità ci sarà mai su questa piattaforma sicuramente la porterò sul canale, quindi mi raccomando iscriviti così non ti perderai le news. Come funzionano queste DAO? Ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo viste tante. Funzionano che si va a comprare un pacchetto, questo pacchetto ci dà una rendita giornaliera, in più se si invita qualcuno si prende anche una percentuale di questo qualcuno che si va a invitare e ce lo troviamo direttamente nel portafoglio ogni giorno. Fin qua tutto ok, M3 però ha questa particolarità che oltre a prendere una percentuale da chi invitiamo, prenderemo anche una percentuale da chi ci ha invitati. Ti faccio un esempio pratico, tu ti iscrivi col mio referral, quindi entri con il mio referral, ti fai il tuo account, nel momento in cui attivi il primo pacchetto comincerai a prendere una percentuale anche delle mie rendite senza che tu inviti nessuno, quindi avrai la percentuale del tuo pacchetto più la percentuale che arriva da me. Ma non solo, perché non solo prenderai la percentuale delle mie rendite, ma anche di chi ha invitato me. Perché questa cosa si espande fino a due livelli, quindi ti alzi fino a due livelli della tua upline. Quindi prendi da chi ti ha invitato e da chi ha invitato chi ti ha invitato, scusa il gioco di parole. In più, ovviamente, se inviterai qualcuno, questo qualcuno ti passerà anche lui una percentuale. Questo fa sì che il sistema sia molto intrecciato, diciamo, ovvero io invito te, tu prendi il pacchetto, tu dai una percentuale a me, quindi il mio account diventa più grande, di conseguenza ti passo di più a te. Se tu inviti qualcun altro prenderai una percentuale che ti rende più grande, di conseguenza divento più grande anche io, di conseguenza tu prendi ancora di più. Insomma, qualunque account si va ad ingrandire va ad alimentare sia quello sotto di lui sia quello sopra. Tutti gli altri pacchetti funzionano che chi è sopra prende da quelli sotto e finisce lì. Non succede mai che quelli sotto prendano da quello sopra. Quindi già questo rende la cosa molto interessante. In più ci sono proprio delle accortezze e delle regole che fanno sì che questa piattaforma possa durare molto di più delle altre. In primis c'è un sistema che rende impossibile il multi-account. Il multi-account è la morte di queste piattaforme. Quando la gente comincia a fare più account per prendere, per fare rete con se stesso, diciamo, ecco che la piattaforma diventa più non sostenibile e tutto crolla. C'è un'idea di sviluppo molto chiara dietro, ora ti faccio vedere un PDF, ti spiego bene le regole, dopodiché ci spostiamo sulla piattaforma e ti faccio vedere anche la piattaforma. Quindi direi intanto seguimi al computer e vediamo un attimino che cos'è M3. Allora, eccoci al computer, ora andrò un po' veloce per far sì che il video non duri mille ore. Diamo una guardata un pochino a tutto. Questi sono i pacchetti che è possibile comprare. Il primo pacchetto costa $100, quindi il pacchetto d'ingresso di $100, diciamo un pacchetto alla portata di tutti, poi $500, poi 1000, poi 5000, poi $10,000. Col pacchetto da $100 si può già partire con tutto ciò che offre la piattaforma, quindi con $100 ti apri già comunque la tua downline, quindi puoi già invitare qualcuno e oltre al pacchetto prendere la rendita di chi inviti, ma in più ti apri appunto la rendita dell'upline. Quindi ad esempio appunto iscrivendoti col mio referral, comprando il pacchetto da $100, comincerai già a prendere una percentuale del mio account più una percentuale della persona che ha invitato me qua dentro. Quindi con solo il pacchetto da 100 già ti apri tutta la rete. Ti spiego già come mi comporterò io sul mio account, giusto perché tu abbia già qualche idea. Io sono già partito con un pacchetto da 100, adesso guarderò come si muove la community. Più la community diventa grande, più io andrò a ingrandire il mio account, quindi questo sicuramente è quello che farò. Idem la persona che mi ha invitato. Perché ti interessa questo? Ti interessa questo perché saremo le due persone
a cui tu prenderai percentuale di profitti anche se non farai rete, quindi comunque non facendo rete prenderai la percentuale da noi due. Questo sarà il nostro modus operandi, quindi appunto vediamo quanto riusciamo a fare ingrandire i nostri account. Ovvio, ripeto che se vai a invitare anche qualcun altro ingrandisci ancora di più le tue rendite. Comunque, una volta scelto il pacchetto, comincerai appunto, dicevo, a prendere le rendite. Quanto si prende? Allora, si prende dallo 0,5 al 2% al giorno. Se compriamo il pacchetto da 100, si fa al massimo 1 per 5, quindi con 100 possiamo al massimo prelevare 500, e di pack da 100 però possiamo comprarne massimo 2, quindi possiamo al massimo entrare con 200 dollari. Dopodiché non possiamo più comprare pacchetti da 100. Il pacchetto da 500 invece farà un 3,5% come massimo. Il pacchetto da 1000 di nuovo un 3,5. Il pacchetto da 5000 farà un per 4, mentre il pacchetto di 10.000 farà un per 5. Tutti questi pacchetti comunque daranno dallo 0,5 al 2% al giorno, più chiaramente i profitti che prenderai dalla downline e dall'upline. Ma quanto si prende dall'upline e dalla downline? Allora, sull'upline prenderai appunto dalle due upline, ovvero da me e da chi ha fatto iscrivere me, il 5%. Quindi il 5% del mio guadagno lo prenderai tu e tutti quelli che si iscriveranno come te. Idem il 5% della persona che ha fatto iscrivere me. Andiamo invece sulla downline, quindi le persone che si iscriveranno con te. Qua chiaramente i numeri sono molto più grandi perché chi si iscrive ti darà il 50% dei suoi guadagni in prima linea, il 30% in seconda linea e il 20% in terza linea. Quindi sulla downline ci espandiamo per tre linee e ovviamente le percentuali sono molto più alte. Questo 5% però non è assolutamente da sottovalutare perché nessuna DAO ti dà questo, quindi nessuna DAO ti fa guadagnare dalla tua upline, che teoricamente la tua upline è quasi sempre un account molto più grande del tuo. Come, vabbè, fa un po' di esempi di come arrivino le rendite, ma penso ti sia già abbastanza chiaro così. Vediamo però che cosa dobbiamo farne della rendita, come funziona. Praticamente la rendita giornaliera viene suddivisa in 50% in MM, in 30% in UME e in 20% in MC. La cosa che a noi interessa al momento sono gli MM, quindi questo 50%. Perché? Perché questo 50% sono coin liquide, quindi io in qualsiasi momento posso andare a trasformare in USDT e trasferirli su wallet. Quando voglio, direttamente dal portale, non devo fare nulla se non premere sul tastino preleva e appunto queste MM vengono convertite in USDT e me le vado a prelevare. Questo 30% è più una cosa futura, nel senso è una coin che si chiama UME che sarà poi listata e avrà un valore più variabile. Ma di questo per ora io neanche ci penserei, nel senso concentriamoci con questo 50%. Facciamo salire i nostri portafogli con questo 50% che è già liquido oggi ed è già prelevabile da subito. Questo 30% intanto ce lo teniamo da parte e poi si vedrà. Comunque, ripeto, ti pubblicherò degli aggiornamenti, quindi rimani sul pezzo. 20% di MC. MC è una coin praticamente pubblicitaria perché si può utilizzare già da ora nel loro store per comprare i vari gadget. Esempio bracciali, zaini, vari gadget marchiati M3, diciamo che è un 20% così regalato di questa coin che serve per comprare roba per fargli pubblicità, né più né meno. Vediamo appunto questi MM, quindi quelli liquidi, che cosa possiamo fare? Beh, ovviamente possiamo usare gli MM per acquistare un altro pacchetto, quindi il classico rebuy. Oppure possiamo swapparli direttamente sul portale in USDT, dopo ti faccio vedere come, è semplicissimo. Oppure puoi ricevere o inviare MM ad altri utenti. Ad esempio, se inviti qualcuno e o vuoi offrirgli ad esempio metà pacchetto, non lo so, tu puoi inviare degli MM a questo account in modo che possa comprarsi il pacchetto, magari metà pagandoglielo te o magari metà pagandoselo da solo. Quindi tra la rete si possono inviare gli MM per poi fare una di queste due cose, quindi acquistare un pacchetto o andarli a swappare in USDT. Ora, da qua in poi il PDF spiega come il portale può essere sostenibile, c'è tutta la spiegazione. Visto che appunto non voglio far diventare il video lunghissimo, ti lascio una Dropbox qua sotto in descrizione, ti lascio, oltre al link per iscriverti e i vari canali Telegram, ti lascio anche un link di una Dropbox dove dentro hai tutti i contenuti che ti spiegano bene come funziona la piattaforma. Quindi ti basta entrare, scaricarti il PDF e te lo guardi, giusto per conoscenza, se vuoi studiartela bene come funziona il tutto, è sicuramente molto utile. Io direi che ora per il PDF ci fermiamo qua. Magari se vuoi un approfondimento possiamo anche fare un altro video dove lo sfogliamo insieme e lo spieghiamo pagina per pagina, ma ora voglio spostarmi sulla piattaforma per farti vedere come funziona, perché ti ripeto, è molto semplice, quindi ti guido un attimino sul come fare. Allora, qua sotto in descrizione ti lascio il link per iscriverti. Appena tu ti colleghi al portale, ti chiederà un referral link. Attenzione a quel referral link perché quel referral che metterai
sarà la tua upline, quindi sarà quell'account su cui prenderai il 5% giornaliero sui guadagni che farà, e ovviamente ti collegherà anche all'upline dell'upline, quindi attenzione perché questo non si può più cambiare. Io ti lascio il mio referral link se vuoi utilizzare il mio referral link, se vorrei scriverti con qualcun altro dovrai mettere il referral link di qualcun altro, se invece vuoi entrare in rete con noi inserisci il mio e via. M3 supporta un sacco di wallet, quindi ti serve un wallet a caso, che sia MetaMask, che sia Trust Wallet, quello che vuoi, guarda, basta andare su Connect Wallet, fai All Wallet e questi sono tutti i wallet supportati. Ovviamente c'è MetaMask, c'è Trust Wallet, c'è anche Crypto.com Wallet, c'è il Binance Web3 Wallet, c'è qualsiasi wallet. Io su ste cose mi trovo bene con MetaMask, quindi utilizzo MetaMask e ora vado a fare il login. Per connetterti al tuo wallet ovviamente è facilissimo, premi Connect Wallet, scegli il wallet che hai deciso di utilizzare, premi, ti esce fuori la notifichina, una volta dentro questo è il portale, come vedi è molto semplice, la prima cosa che dovrai fare per partire è andare ad acquistare un avatar. Quindi che cosa devi fare? Questa DAO viaggia sulla Binance Smart Chain, quindi sul tuo MetaMask devi girarlo nella Binance Smart Chain. Se non sai come fare, cercati un video su YouTube, è pieno, come mettere la Binance Smart Chain su MetaMask e via. Una volta fatto questo ti basta trasferire ma un 2, 3, massimo 4 euro in BNB giusto per avere le commissioni per andare a pagarti poi le varie transazioni che farai nei giorni a venire, e poi devi caricare quanti USDT vuoi per comprare il tuo pacchetto o i tuoi pacchetti. Ricordati, USDT trasferiti su circuito BEP20 perché la rete Binance Smart Chain, mi raccomando. Andiamo a vedere gli avatar, basta premere su avatar. E qua abbiamo i vari pacchetti, appunto, quindi $100, 500, 1000, 5000, 10000. Mettiamo che io voglia comprare quello da 100, come faccio? Premo su Buy Now, esce fuori il pop-upino di MetaMask, vado a fare firma e in un attimo mi verranno sottratti i miei 100 USDT da MetaMask e partirà il mio pacchetto. Con la partenza del pacchetto parte subito in automatico anche il 5% che prendi dalla tua upline. Quindi ti basta il pacchetto da 100 per attivare già il sistema, chiaramente. Se io torno indietro e vado su Asset, vado a vedere proprio le mie rendite che vanno a crescere. Le mie rendite appunto sono divise in tre, gli MM che sono quelli subito convertibili, gli UME che è quella coin che verrà listata, ma per ora direi ignoriamola, lasciamola crescere, ma ignoriamola, e gli MC che sono quelli che servono per andare sullo store del sito per andare a comprare i vari gadget. Quello che ci interessa chiaramente è questo. Che cosa possiamo fare? Possiamo andare a swapparli, a trasferirli o a venderli. Venderli vuol dire semplicemente convertirli in USDT e riportarli su MetaMask. Trasferirli vuol dire passarli da un account all'altro, quindi devo mettere l'address dell'account a cui voglio trasferirli, mettere quanti MM voglio trasferire e vado a trasferirli. Lo swap serve per convertire gli MM in UME, questo bisognerà vedere quando uscirà UME che valore avrà, e bisognerà vedere se sarà una cosa conveniente, ovvero trasformarli prima da MM in UME e poi prelevare gli UME, oppure continuare a prelevarci i nostri MM. Per prelevare gli MM appunto vado su sell, faccio max, conta che devo avere almeno 30 mm, una volta premuto su max faccio conferma. Verrà fatta una conversione automatica da mm in USDT e in pochissimi secondi mi ritroverò gli USDT nel wallet. In pochissimi secondi perché viaggiando appunto su un rete BEP20 i costi sono bassissimi e la velocità è molto alta. E direi che da sapere sull'utilizzo del sito non c'è davvero altro, proprio perché è tutto completamente passiva, tutto cresce col tuo pacchetto, con la tua downline e con la tua upline. Non devi fare davvero altro. Quello che potrai fare ovviamente quando andrai a maturare abbastanza MM è andare di nuovo su avatar e andare a comprare magari un secondo pacchetto da 100, ti ricordo che puoi comprare solo due pacchetti da 100, oppure comunque se ci espandiamo bene, quindi se la tua rete cresce, la mia rete cresce, quindi ti arrivano profitti da tutte le parti, comprare magari anche un pacco da 500 e andare così a salire. Se non vuoi già ovviamente partire con un pacco da 500 o 1000, che sono pacchetti più alti, ovviamente ricordati che le DAO sono sempre piattaforme rischiose, sono piattaforme che se tutto va bene possono durare diversi mesi e avere delle rendite molto importanti, proprio perché si parte da niente ma si va a salire in modo verticale. Ma non si sa mai, il rischio è comunque sempre alto. Io ho deciso di fare questa DAO proprio per le funzioni che ha, perché andare a prendere profitto dall'upline è una cosa nuova e voglio vedere come funzionerà nel lungo termine. E in più io adesso il PDF l'ho un po' skippato, ripeto, c'è la Dropbox qua sotto, vai a prendere tutti i materiali, c'è anche il white paper, magari leggiti anche il white paper se sei uno di quelli che vuole sapere bene tutto quanto, però sappi che c'è un sistema interno che permette di bloccare il multi account, quindi attenzione, perché se fai più account e ti vai a comprare
comprare per ogni account magari un pacco da 100 mettendoti in rete da solo, il sistema ti blocca e ti va a chiudere tutti gli account tranne il primo. Quindi ti ritrovi ad aver buttato dei pacchetti, ti avvisano in tutte le maniere, non fare multi account, mi raccomando, non lo fare mai. Piuttosto compra più pacchetti sul tuo account, ma non andare ad agganciarci altri profili perché ti fermano, quindi non farlo. Bene, direi che per questo primo video è tutto. Io su queste piattaforme preferisco sempre partire subito, appena le vedo, appena me le presentano, appena me le fanno conoscere, perché il tempismo è importantissimo. Prima si entra e più si ha possibilità di avere dei profitti molto 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 buoni. Il mio obiettivo sarà fare crescere il mio account il più possibile e sicuramente ogni singola novità, ogni singola news che ci sarà su questo portale la porterò sul canale. Quindi ti chiedo ancora, se non l'avessi già fatto, di lasciare un bel like, ma soprattutto mi raccomando iscriviti al canale e premi sulla campanella, perché se non sei iscritto e non premi sulla campanella non verrai notificato dei contenuti che farò per aggiornarti e quindi te li andrai a perdere. Se sei arrivato fin qua però voglio ancora lasciarti una cosa alla fine del video, ti faccio vedere da smartphone tutta la procedura che devi fare con MetaMask, quindi come utilizzare MetaMask, come importare la BNB Chain, come importare USDT nella BNB Chain e come agganciare nel modo corretto MetaMask a M3. Ti faccio anche vedere, vabbè, come comprare il pacchetto, tutto quanto. Quindi se vuoi utilizzare questo wallet, se anche tu vuoi utilizzare MetaMask come faccio io, ti consiglio di guardare anche quest'ultima parte del video, così avrai una cosa completa a 360 gradi. Io ti ringrazio ancora di essere arrivato fin qua e noi ci vediamo nel prossimo contenuto.